Antenna telaio. Questo è il parallelo del registratore con l'amplificatore. Questo è il pulso di modulazione. Portante a 50 Hz, modulata a impulsi. Praticamente questa pentola è stata rivestita completamente da filo di ferro dolce. Questo è l'interferometro ad L, dove c'è un cavo coassiale lungo un quarto d'onda prealimentato al centro e un altro cavo coassiale di un quarto d'onda, quindi sono risonanti. La frequenza dell'interferometro è questa. I due pedili non sono sincroni, essendo che l'interferometro sente anche, è aperiodico, quindi sente tutte le telegrafiche che modulano la velocità dell'etere. Interferenza intorno a 1 kHz. Satura l'oscillografo addirittura. Si vede distintamente che qui c'è una portante con una modulazione, qui ce n'è un'altra e qui c'è una terza nello spettro dai 2 kHz ai 20 kHz. Su 8300 Hz c'è una modulazione di impulsi in codice. Sospettando che l'interferenza possa essere sul generatore, ho alimentato con l'oscillatore a claystrom e il risultato è identico anche con questo oscillatore. Questa interferenza è avvertibile anche con l'oscillatore Gigatronics. È una telefoto in onde lunghissime che intermodula la microonda.